Sono veramente soddisfatto di poter annunciare il corso relativo al linguaggio di programmazione Python. Il corso te lo presento in due modalità. Una di queste modalità la potrai seguire qui su YouTube e andando avanti, settimana dopo settimana, arriveremo fino alla fine del corso. L'altra modalità invece è quella che potrai seguire su Udemy. Qui sotto in basso nelle descrizioni ti metto il link per linkarti proprio su Udemy. Udemy avrà un costo, però avrai il corso di Python completo dall'inizio fino alla fine, quindi tutto quello che riguarda le basi del linguaggio di programmazione Python. Io sono Fulvio Mariola, ho iniziato ad interessarmi di informatica da più di 20 anni e dal 2005 ho trasformato la mia passione da hobbista appassionato a un lavoro vero e proprio come professionista. Per ordinare le applicazioni che abbiamo richiesto da remoto, abbiamo bisogno di un modulo che già è esistente, già è stato creato, e il modulo serve per fare delle call da una request. Questo è un modulo generico che potrai utilizzare oltre che per questa applicazione anche per altre applicazioni. Andiamo a vedere il modulo in pipy.org, request, e vedi che qui ti dà una serie di moduli. Noi andiamo a prendere request 2.27.1. È probabile che nel tempo usciranno altre versioni del modulo, quindi magari troverai una versione successiva. I meccanismi comunque sono gli stessi. La comunicazione fra le due applicazioni avviene attraverso il protocollo HTTP. Come puoi vedere qui nella descrizione del modulo che andiamo ad utilizzare, ti dice appunto che, come vedi, abbiamo delle librerie di HTTP, del protocollo HTTP, e queste librerie ti permetteranno sia di inviare un HTTP request e poi ricevere di conseguenza un HTTP response da un'altra applicazione. Ed è proprio questo quello che noi andremo a fare. Questo modulo non è parte di Python, quindi noi dobbiamo andarlo ad installare. Per poterlo installare utilizziamo pip di nuovo. Se ricordi già come abbiamo visto le differenti modalità per installare i vari moduli all'interno di Python e i vari package, in particolare in questo caso quando stiamo utilizzando PyCharm, quindi andiamo nel terminale e poi pip install request. Verifichiamo che appunto è stato installato, quindi external libraries, sit package, e come vedi è stato installato. Qui puoi vedere il package di request nella lista che vedi tutti i moduli già installati a livello locale, e in modo tale che noi poi li potremo importare all'interno della nostra applicazione. Quindi andiamo nel main del nostro progetto e import request, e come vedi già te lo suggerisce. Quindi abbiamo questo modulo o anche package che ha delle funzioni, delle variabili e degli oggetti che noi possiamo utilizzare per far comunicare le nostre applicazioni da remoto, nel nostro caso specifico per la nostra applicazione scritta in Python, verso GitLab, dove ho attualmente i miei progetti che sono localizzati su GitLab. Come ti ho detto, di fatto GitLab è un esempio, ma noi possiamo comunicare con applicazioni remote da altre localizzazioni utilizzando sempre i metodi request e response attraverso il protocollo HTTP. E come possiamo fare appunto a farli comunicare? Appunto utilizzando le API, Application Programming Interface. E quindi con la nostra applicazione scritta in Python noi possiamo comunicare anche con altre applicazioni oltre a GitLab che vedremo oggi. Quindi attraverso le API possiamo comunicare con altre applicazioni da remoto. E noi non possiamo fare solamente una request, ma andiamo a vedere come costruire questa request per poter andare ad analizzare i dati su GitLab. Ad esempio, noi possiamo creare e scrivere un'applicazione in Python per recuperare queste informazioni da GitLab. E adesso la mia domanda è:
come eseguo una request API nella nostra applicazione. Come prima cosa andiamo a chiamare request, il modulo request.get, e da qui andremo a dichiarare il nostro URL, ovvero l'indirizzo di dove io dovrò andare a ritrovare i dati, le informazioni di GitLab. In questo caso quello che vedrai è solamente una demo, una dimostrazione, però tanto per farti capire come funziona Python per poter comunicare e gestire le API. Quindi noi di fatto di base abbiamo bisogno di dire a Python dove andare a cercare l'applicazione remota, o appunto di nuovo il caso in cui noi dobbiamo andare a ricercare GitLab e comunicare i dati e le informazioni che ci servono per raggiungere GitLab. E per fare questo andiamo sul nostro browser e andiamo a vedere come fare per vedere il nostro URL, ad esempio. E adesso andiamo a ricercare GitLab API Documentation e abbiamo dei risultati come questi. Andiamo a cliccare qui in API Documentation e andiamo a ricercare le informazioni che a noi servono, le informazioni delle quali abbiamo bisogno. Ad esempio API Request Hook Expose HTTP Response Header. Quindi vediamo come creare la nostra applicazione dalla documentazione di GitLab, quindi come poter comunicare le API verso la nostra applicazione scritta in Python. Come vedi, qui c'è un esempio di base per quanto riguarda la comunicazione in API e da qui noi andremo ad analizzare tutti i progetti che io ho memorizzato all'interno del mio account GitLab. Quindi andremo a ricercare il mio specifico utente, in questo caso, da dove possiamo vedere la lista dei miei progetti, la lista che noi vogliamo. E in questa documentazione noi possiamo ricercare la lista, nel nostro caso specifico, del mio progetto in GitLab. E andiamola a ricercare qui dove dice REST API Resource. Quando ci clicco sopra appare una lista e andiamo a vedere quello che a noi ci interessa. Project. E ad esempio qui list all project. Ma noi abbiamo bisogno della lista utente, quindi se andiamo più in basso andiamo a trovare list user project, quindi la lista dei progetti dell'utente specifico. Nel nostro caso l'utente sono io. E qui ci fa vedere come fare, qual è la riga di codice da utilizzare. Quindi dà i progetti di uno specifico users, di uno specifico utente. Quindi in questo caso nella get io andrò a inserire il mio utente specifico. Poi lo slash e lo user ID, ovvero che sarà lo user ID del mio GitLab e del progetto e dei progetti che voglio andare a ricercare. Quindi andiamo a compilare il nostro codice in Python. L'esempio che ci ha dato la documentazione è quello che vedi in alto, ma in realtà noi non abbiamo bisogno dell'example, ma noi dobbiamo prendere proprio l'URL che a noi interessa, che è questo. Quindi leviamo example e andiamolo ad inseguire nella request.get, quindi il nostro URL di base che si collegherà a gitlab.com API versione 4. Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno all'interno del mio utente GitLab lo dobbiamo andare a specificare e a scegliere all'interno della nostra applicazione Python. Quindi torniamo sulla documentazione e andiamo a copiare questo script. Poi torniamo su PyCharm e lo andiamo ad inserire nel nostro URL che abbiamo già scritto in precedenza. Quindi questo è l'URL di base, questi sono i progetti che noi andremo a ritrovare e poi lo user che è il mio utente di GitLab e lo user ID. Ovviamente questo è nel caso in cui tu abbia un'utenza su GitLab, cioè se tu già hai GitLab e già hai dei progetti che hai all'interno di questo repository, allora puoi fare questo. Qual è lo user ID che vado ad inserire? È proprio questo, GitLab Eclettici. Copio e lo incollo, levando i due punti chiaramente.
Quindi adesso vado a puntare direttamente all'utente e ai suoi progetti. E adesso che ho definito la request, è chiaro che avremo bisogno che ci dia una response. Ricapitolando, noi dal nostro progetto che l'abbiamo sulla nostra macchina locale stiamo facendo una request, quindi richiediamo un qualcosa verso GitLab. È chiaro che noi, per poter vedere quello che c'è su GitLab, ovvero i miei progetti, dovremmo utilizzare un altro modo per vedere questi, quindi dovremmo avere un response da parte di GitLab. Beh, banalmente con Python la cosa è molto più semplice, ovvero creo una variabile response uguale la request che io sono andato a prendere dal mio utente di GitLab. Vado a capo e poi print response. Quindi, come vedi, abbiamo scritto veramente poca roba. Ma questo perché è successo? È successo perché noi ovviamente abbiamo scaricato il package o il modulo request con le sue funzionalità. È chiaro che se non avevamo questo modulo la cosa sarebbe stata molto più complessa. In realtà per noi la cosa è veramente facile. Adesso quindi andiamo a lanciare questa applicazione, tasto destro, run main, quindi il progetto che abbiamo sviluppato, e ci dice response 200. E ci dice che non ci sono errori. Response 200 è un codice di HTTP e ci dice che la comunicazione dalla nostra applicazione in Python verso GitLab è avvenuta con successo. Sono i codici di HTTP. Adesso non ti sto a spiegare perché sono tanti i codici, però diciamo che dal 200 fino al codice 300, 300 escluso, quindi dal 200 fino al 299, è avvenuta con successo. Proviamo a fare un esempio. Se vado ad inserire in eclettici, inserisco qualche lettera a caso, ad esempio, quindi non c'è un altro utente che ha questo nome, almeno spero, a meno che non abbia un utente così particolare. Proviamo a lanciarla adesso. Una volta che l'ho lanciato, basta che digito eseguo, vado in run con l'applicazione, e come vedi mi dà un errore 404. Un response 404. Tutti i response, per quanto riguarda HTTP, tutti i response che sono da 400 fino al 499 sono degli errori, quindi significa che in questo caso non sono riuscito a comunicare con un utente che si chiama Ecle HFH e via dicendo. Ritorniamo ovviamente al nostro eclettici, rilanciamo e come vedi invece 200 significa che la risposta è avvenuta con successo. Bene. Se invece adesso io voglio andare a vedere i miei progetti, ovvero non solo la comunicazione che è avvenuta con successo, ma anche la lista di tutti i miei progetti. Bene, grazie al nostro modulo request, la cosa è abbastanza banale, quindi dopo response.text. Andiamo in run. E come vedi abbiamo l'ID e il nome di ogni progetto. Da qui inizia con la parentesi quadra, quindi significa che è iniziata una lista, e all'interno della parentesi quadra c'è la lista di tutti i progetti che io attualmente ho su GitLab. Come vedi? E anche i dettagli di ogni progetto. Comunque guarda, forse è meglio che li andiamo a vedere, così puoi vedere che cosa sono questi codici, che cosa rappresentano. Quindi andiamo sul browser, creiamo un'altra label e digita HTTP request code. Come vedi già me lo dà. Questo è un sito web veramente utile, soprattutto per chi vuole programmare lato web, e ci dà tutte le informazioni che riguardano in questo caso HTTP, ma qui ci sono informazioni anche per quanto riguarda HTML, CSS e quant'altro. Noi in questo caso specifico quello che ci interessa è il response status code dell'HTTP, e come vedi c'è un numero particolare che tu hai e che definirà una certa cosa. Il nostro numero, che è 200, appunto dal 200 fino al 299, successful response, quindi significa che io sono riuscito a comunicare con il mio utente di GitLab. Invece dopo, quando ci ha dato 404, e invece no, come vedi, client error responses, quindi ci sta dicendo guarda che attualmente su GitLab non esiste quell'utente.
E se andiamo avanti, come vedi, ogni codice ha un suo particolare significato. Come vedi, i 100 hanno questo significato, i 200 hanno questo significato e quant'altro. Come io ho detto, è importante sapere questo, ma non codice per codice, o meglio, adesso non ci serve, non è importante. Ma quello che è importante è che la nostra comunicazione è avvenuta con successo. E quindi tutte le informazioni dei miei progetti. Invece, per quanto riguarda le parentesi graffe, questa qua è la lista delle dictionary. E all'interno c'è la lista di ogni progetto, descrizione, nome e quant'altro, tutte le informazioni. Se invece noi adesso vogliamo sapere di che tipo è il response text, andiamo a fare print type per vedere appunto di che tipo è e vado a scrivere appunto response.txt text, no, txt, text. Lo lanciamo e come vedi ci sta dicendo che è una stringa. Quindi per il momento noi stiamo vedendo i formati dei nostri progetti in formato stringa, ma poniamo il caso che noi vogliamo vedere i nostri dati in un altro formato. E potremmo utilizzare, piuttosto che text, potremmo utilizzare JSON. Quindi quando, ad esempio, devono comunicare due applicazioni che sono scritte in formato differente, e JSON al giorno d'oggi è il più utilizzato proprio per poter comunicare tra dispositivi che attraversano internet. E in effetti JSON è un semplice formato per il trasporto di dati ed è utilizzato proprio per inviare i dati attraverso il web. Quindi è utilizzato per differenti linguaggi e anche per differenti tecnologie. Nel nostro modulo che abbiamo importato è utilizzata proprio una funzione JSON in modo che ci permetterà di poter leggere i dati da GitLab. Quindi andiamo adesso a vedere anche di che tipo è JSON. Lo inseriamo anche nel type. Lanciamo l'applicazione. Bene, questo è il formato che ci dà Python. È molto simile al formato stringa che avevamo visto prima, solo che è di tipo list, mentre invece quello che avevamo visto prima, il text, è di tipo stringa. Se invece voglio andare a vedere il primo elemento della lista dei miei progetti, vado a stampare print response.json e il primo elemento della lista è l'elemento 0, come già abbiamo visto in passato. Lancio l'applicazione e come vedi ci sta definendo la lista del primo progetto che arriva fino a qui e poi dopo la lista di tutti i progetti è il response.json. Senza indicare un elemento, quindi me li fa vedere tutti. In questo caso ci fa vedere solo il primo elemento della lista dei progetti che ho nel mio repository su GitLab. Bene, quindi abbiamo visto come poter vedere tutti i progetti che noi abbiamo sul nostro account di GitLab. Quindi adesso quello che ci interessa di più è intanto vedere appunto il nostro progetto in formato JSON. Ma mettiamo il caso in cui tu non voglia vedere tutta la lista del progetto. Come vedi, un progetto ha un name with namespace, ha un path e ha differenti variabili. Ma poniamo il caso che noi invece vogliamo vedere alcune delle variabili che ci interessano. Non ci interessa sapere tutti i dettagli di ogni progetto, ma magari ci interessa solo sapere, non so, il nome del progetto con name. E poi magari vogliamo vedere anche lo URL del mio progetto che è memorizzato nell'elemento web URL. Bene, allora diciamo che adesso io voglio andare a memorizzare tutti i miei progetti all'interno di una variabile. Quindi lasciamo response.json, lo inserisco all'interno di un'altra variabile che chiamo miei progetti.
uguale response.json. Quindi tutti i progetti che ho all'interno di GitLab andranno memorizzati i miei progetti, e andiamolo a definire. Quindi io non voglio vedere tutte le descrizioni, ma solo quelle che più ci interessano. E come posso fare? Facciamo una loop. Ad esempio, utilizziamo una for progetto in, e gli vado a definire qual è la lista che vogliamo vedere, i miei progetti. Poi print, quindi voglio vedere, metto i doppi apici, F, quindi voglio vedere ad esempio nome progetto, due punti, e per vederlo semplicemente metto le parentesi graffe, e all'interno delle parentesi graffe scrivo progetto e vado a definire l'elemento name. Poi da qui backslash, quindi slash al contrario, n va a capo. Qui invece voglio leggere qual è il progetto URL del mio progetto, quindi il suo nome e il suo indirizzo, due punti, e come vedi anche nella lista apice singolo web underscore URL. E poi vado a capo, ovviamente lancio l'applicazione e va in errore, mi dice che è sulla linea 6. Andiamo a vedere qual è il problema. Ah, ok, sì, perché la loop la devo chiudere con i due punti, chiaramente. Salvo il progetto, lo lancio, ok, bene, e come vedi mi va a definire la lista del nome di ogni oggetto, però non mi va a definire l'indirizzo, cioè mi scrive web URL ma non mi scrive però l'indirizzo. Probabilmente c'è un problema. Esatto, certo, c'è un problema, perché gli devo definire, è chiaro, devo dichiarare quello che non ho fatto, e non gli ho detto che è la variabile dell'elemento del mio progetto, gli ho detto solo mio progetto, e chiaramente lui ha scritto solo web URL, web underscore URL. Glielo devo definire, chiaramente non l'ho fatto. Ok, quindi è progetto parentesi quadra aperta, parentesi quadra chiusa. Ecco, adesso probabilmente ci darà l'indirizzo del nostro progetto. Invio, bene, ok, adesso funziona. Quindi il nome del progetto e il suo indirizzo URL di questo specifico progetto. Bene, chiaramente per verificare dovrò andare a vedere se realmente sono questi i progetti del mio account di GitLab. Andiamo sul browser, GitLab, e come vedi in effetti i progetti che sono andato a vedere sulla mia macchina sono proprio i progetti che ho in remoto sulla mia applicazione di GitLab. Bene, come vedi abbiamo fatto questo progetto in maniera molto facile, molto semplice, e abbiamo visto come usare il modulo request, poi usare la richiesta con request e la response, in modo tale da far comunicare la mia applicazione verso un'applicazione esterna che sta da un'altra parte, che sta in remoto. Come hai visto, a volte abbiamo il bisogno di convertirla in JSON, altre volte invece non c'è bisogno e ci basta che i risultati che riceviamo sono scritti come una variabile di tipo stringa. Diciamo che a noi interessa solo nel caso in cui ci serva un tipo di dato o un altro tipo di dato. Ok, bene, con questo progetto ho finito tutto il percorso che ti sarà, spero ti sarà utile, per passare da un neofita della programmazione, dalle zero conoscenze, fino a, diciamo, ad essere uno sviluppatore che già è in grado di poter capire quello che legge e iniziare a fare le prime applicazioni, le prime app. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.